Padre, io ho un problema, anzi un grosso problema. Non riesco a dormire la notte, nessuno riesce a darmi qualche spiegazione o a darmi conforto. E, insomma, speravo che lei, dall'alto della sua saggezza, potesse, non so, darmi qualche consiglio o magari un aiuto. Tranquillo ragazzo, con l'aiuto del Signore tutto è possibile. E io, che rappresento il Signore in questo momento, sarò felice di darti il suo aiuto, l'aiuto divino. Dimmi ragazzo, qual è questo problema che ti assilla tanto? Vede, il fatto è che io sono un grande appassionato di cinema e ho anche un canale YouTube dove faccio recensioni. Di film ne ho visti tanti nella mia vita, film belli, anche film di merda, vedi Star Wars, tipo Carol, quella puttana. Però ho visto anche dei capolavori. Ma non so, non riesco mai a trovare quel film che mi faccia dire cazzo, perfetto, capisce? Tutti i capolavori che ho visto, non ce n'è stato uno che non abbia avuto qualche difetto o che mi sia piaciuto, ma non fino in fondo. Insomma, io sto cercando quel film, padre. E lo voglio trovare, ma ultimamente di film così non se ne fanno più e, ecco, sono un po' rattristato. Non so che fare. Cosa dovrei fare, padre? Tranquillo, ragazzo. Per tua fortuna ho proprio il film che fa per te. Ave Cesare. Ave Cesare. Sì, il film dei fratelli Coen, con George Clooney, con Brolin, con Scarlett Johansson. Scarlett Johansson? Sì, Scarlett Johansson. Ma perché non me l'ha detto prima? Grazie padre, grazie. Le farò sapere se il film mi è piaciuto. Grazie, grazie infinito, lo vado subito a guardare. E arrivederci, padre. Arrivederci, figliuolo. E buona visione. Il potere della fregna. Aspetta che vado a spippolare. Salve a tutti ragazzi e bentornati su Pavi Movie. Ave Cesare, di Joel e Ethan Coen. Beh, quando sono andato al cinema per vedere Ave Cesare, mi aspettavo di vedere un bel film, perché tutti quelli che me ne avevano parlato e l'avevano già visto, mi hanno consigliato la sua visione, alcuni hanno detto sì, dai, carino, altri mi hanno detto ah, bellissimo, devi guardarlo assolutamente, per cui sono andato al cinema con la consapevolezza di vedere un buon film, però veramente non mi aspettavo di trovarmi di fronte a un capolavoro, perché Ave Cesare è un capolavoro e non mi vergogno di dirlo. E se siete appassionati di cinema, non potete non aver visto Ave Cesare, perché è assolutamente da vedere, soprattutto per chi se ne intende di cinema e per chi ama il cinema. Perché questo film è un inno al cinema, una critica al cinema attraverso il cinema ironicamente profonda. Allora, cerco di spiegare questo concetto, andiamo per ordine. Innanzitutto, di Ave Cesare bisogna dire che è un film tecnicamente perfetto. Perfetto, impeccabile, ha un ritmo che non è veloce, ma è incalzante, nel senso che
non ci sono punti morti, cioè in ogni fottuta scena succede qualcosa e vi assicuro che non ci si annoia. Non vi potete annoiare guardando Ave Cesare, perché non ci sono, appunto, non ci sono punti morti, e quindi il ritmo è molto incalzante, nel senso che ti porta a vedere per forza quello che viene dopo. La regia è dinamica, nel senso che cambia a seconda del film che va a rappresentare, perché questo film, Ave Cesare, è un film metacinematografico, ovvero che analizza il cinema dietro le quinte, praticamente vi fa vedere tutto il mondo che sta dietro alla macchina da presa. E siamo in uno studio cinematografico, uno studio di produzione, e ovviamente in uno studio di produzione si fanno i film, tanti film. Siamo negli anni 50 della Hollywood, degli anni 50, e quindi ci sono vari tipi di film che andavano in voga all'epoca, appunto essendo anche una critica al cinema, si prende quella branca del cinema classico per parlare del cinema in generale. E quindi ci sono alcune sequenze di film, cioè di questo studio cinematografico fittizio, perché non esiste, la Central Picture è un'invenzione dei Coen. Come tutto è un'invenzione dei Coen, anche i film che vanno a rappresentare dentro a questo film Ave Cesare sono fittizi, non esistono. Però cioè, sono delle sequenze veramente straordinarie, perché addirittura c'è il musical. Ora, io odio il musical, lo odio proprio dal profondo, ed è proprio per questo che anche da piccolo, quando guardavo i film della Disney, dove c'erano queste grandi coreografie ballate, cantate, cioè non vedevo l'ora che quelle scene che quelle sequenze finissero, perché cioè, erano pesanti. Beh, allora quando è che continui con sta storia, dai? Perché per me il musical non è altro che un prolungamento inutile della storia. Però il musical era una categoria di film che andava molto di moda negli anni 50, adesso non si fa più, grazie al cielo. Io lo odio, però in questo film le sequenze musical mi sono piaciute. Mi sono piaciute perché sono ben girate e hanno anche questa regia, appunto, no, non statica, molto dinamica, mentre se si parla, quando fanno vedere le riprese di un film western, la regia cambia ed è più statica, insomma c'è molta dinamicità, e l'ho trovata veramente geniale questa cosa. Questo film principalmente si classifica come commedia, ma che commedia? Sì, lo è, ma è una commedia che fa riflettere, perché le battute non sono all'italiana, nel senso, adesso sto generalizzando, ma è per farvi capire, cioè non sono battute che tu ridi per forzatura. Per forzatura intendo che ridi per le cazzate, perché ti fanno vedere delle cazzate, tu ridi per forza. Qui invece le battute sono intelligenti e tu ridi perché capisci l'ironia della battuta, e ci sono alcune battute che fanno ridere, ma che da un lato fanno anche riflettere, molto riflettere. Ave Cesare è un film molto molto riflessivo, e posso capire che per alcuni questo film non è altro, cioè non sia altro che un film, sì dai, carino, ti fai quattro risate e boom. Però per chi sa il cinema, per chi conosce il meccanismo del cinema, tutto quello che ci sta dietro, questo film è veramente una manna, perché non solo fa riflettere sul cinema, ma più in generale, metaforicamente, eleva l'attenzione su qualcosa d'altro. Vabbè, comunque questo concetto ritorna, pian pianino cerco di spiegarvi, perché Ave Cesare è un film molto complesso, nella sua semplicità è molto complesso. Altro aspetto tecnico di questo film sono gli attori. Tutti gli attori che ci sono in questo film sono straordinari, sono tutti bravissimi, nulla da dire. E il doppiaggio, cioè è una cosa straordinaria, veramente fatto benissimo. Raramente sento dei doppiaggi fatti così bene, l'adattamento è fatto da Dio, cioè veramente fatto benissimo, proprio bene bene bene. Quindi
complimenti veramente a tutti, attori e doppiatori, tutti. Complimenti ai Coen per la regia, veramente nulla da dire, perfetto. Ma adesso veniamo alla storia, diciamo, alla sceneggiatura, che è il punto più alto del film. Allora, il sottotitolo di Ave Cesare è una storia sul Cristo, perché qui Ave Cesare è il titolo di un film che questa casa di produzione fittizia sta producendo. Deve essere un colossal, appunto, basato sulla storia di Cristo, ma visto con gli occhi del centurione Antiloco, che nel film è interpretato dall'attore Baird Whitlock, che è interpretato da George Clooney. Quindi vedete, siamo a livelli di metacinema mostruosi. Una storia sul Cristo vista con gli occhi, appunto, di questo centurione Antiloco, che è, secondo la Bibbia, è il centurione che una volta crocifisso Gesù si inginocchiò e disse: sì, questo è veramente il figlio di Dio, ecco. E c'è questo direttore, diciamo, direttore di questa azienda, di questa casa di produzione, che è Eddie Mannix, che nel film si presenta come il classico risolutore di problemi, perché essendo direttore si deve occupare di tutto lo staff, tra virgolette, di cui è composto lo studio, e quindi deve risolvere tutti i problemi dei vari attori, deve tenere a bada le voci che girano su certe cose. E in questo film veramente ci sono tutti gli stereotipi degli attori dell'epoca, no? E tutti gli stereotipi, appunto, del cinema. Si tace su alcune cose. Un certo attore deve presentarsi in una certa maniera, eccetera, insomma, c'è tutta la critica, c'è addirittura anche una critica alla religione molto divertente, però io non spoilerò nulla perché questo film va visto assolutamente. E questo Eddie Mannix si deve occupare, appunto, di tenere a bada praticamente il circo, no? che c'è in questo studio, deve dirigere, e non è un lavoro semplice. Ave Cesare è il film più grosso che sta producendo attualmente questa casa di produzione, e Eddie Mannix si deve occupare della supervisione di questo film, e che tutto vada bene anche negli altri teatri, diciamo, negli altri set. Eddie Mannix metaforicamente incarna la figura del Cristo, ovvero colui che si fa carico di tutti i problemi, di tutti i peccati, di tutti gli attori, e cerca in qualche modo di redimerli, di salvarli, tra virgolette. E il film, oltretutto, ha una struttura a cerchio, cioè una struttura, la classica struttura ad anello. Il film è autoconclusivo. Tutto quello che succede dall'inizio, poi il cerchio degli eventi si ricongiunge su se stesso, e quindi tutto ritorna esattamente come era all'inizio. Tutto quello che noi abbiamo visto praticamente è stato, tra virgolette, inutile. Ma questo non vuol dire che il film sia una merda perché non succede niente. No, ne succedono di cose parecchie. Però alla fine vediamo che, e questo è il primo punto su cui i fratelli Coen fanno riflettere, che ogni azione dell'uomo in realtà è futile, è vana. Ed è una riflessione molto profonda. E la penultima scena di questo film, non spoiler, quindi tranquilli, non ve la dico, è emblematica, perché succede una certa cosa che proprio lì vi fa capire tutta l'essenza del film, ovvero l'uomo cerca di elevarsi con la sua arte, che in questo caso è il cinema, ma possiamo prendere tutta l'arte in generale, perché l'uomo senza l'arte non sarebbe l'uomo, perché tutti gli altri animali sanno fare le stesse cose che fa l'uomo, e anche qualcosa di più, perché ognuno ha le proprie caratteristiche, però nessun animale potrà mai creare un'opera d'arte. Ed è proprio l'arte che caratterizza l'uomo, è la forma di espressione dell'uomo. Però ecco, l'uomo utilizza l'arte cercando di elevarsi a quel livello di perfezione che potremmo interpretare come Dio, no? Dio rappresenta, anche nella religione cristiana, rappresenta l'apice, no? In questo caso, vabbè, il Cristo, che è il figlio di Dio, eccetera.
Però l'uomo non riesce mai ad arrivare a quella perfezione. Anche se cercherà sempre di arrivarci, però non ci arriverà mai perché tutte le sue azioni, come ho detto prima, sono futili e tutto quello che fa l'uomo è inutile, ma fino a un certo punto, perché l'uomo ha bisogno dell'arte per essere l'uomo, se no sarebbe una bestia, se no sarebbe un animale. Però tutta questa arte è fittizia, è futile, è vana. E questa è una cosa che fa molto riflettere, perché mette in dubbio tutto quello che l'uomo costruisce, cioè l'arte, no, in questo caso il cinema. E l'evoluzione dei personaggi che c'è in questo film fa molto capire questo. Cioè, ecco, forse l'unica cosa che veramente è servita è appunto l'evoluzione dei personaggi, perché anche lo stesso Eddie Mannix alla fine del film è un uomo nuovo. Un uomo più consapevole dei propri mezzi, perché a un certo punto, no, nel film gli si offre l'opportunità di un lavoro più semplice e con un maggior guadagno, ma con meno soddisfazione. E lui non sarebbe lui senza quel lavoro, cioè quel lavoro di direttore dello studio, no? Ed è molto bella questa cosa. Tutti i personaggi in qualche modo si evolvono, altri sì, alcuni no. Però sono personaggi che sono talmente ben caratterizzati che anche se appaiono per poco, ti rimangono in mente. Per esempio Scarlett Johansson è apparsa poco, ok, però io me la ricordo. Perché i Coen sono riusciti a costruire un'opera che contenga praticamente tutta l'essenza, tutta la filosofia del cinema, sapendo caratterizzare i personaggi e facendoli evolvere. E tutto questo in 1 ora e 40. È pazzesco. E senza annoiare, perché tutti questi concetti che vi ho detto per adesso, guardando il film, vi arrivano tranquillamente in maniera pulita, in maniera semplice. E anche qui la contraddizione, la semplicità del linguaggio che esprime la complessità del concetto. Sì, lo so. Sembra che mi stia facendo dei segoni mentali da solo, ma fidatevi che questo film vi porta a fare certi ragionamenti e veramente se ne potrebbe parlare per ore di Ave Cesare e di tutta la filosofia che ci sta dietro e un video non basterebbe. Però fidatevi, guardatelo, guardatelo perché soprattutto se siete appassionati, come ho detto prima, è un'esperienza cinematografica che vi arricchirà. Non solo dal punto di vista cinematografico, avrete visto un film in più, ma proprio anche dentro. Cioè, Ave Cesare mi ha fatto tornare in qualche modo bambino. Ave Cesare è uno di quei film che io guarderei a ripetizione e non vedo l'ora che esca il DVD, cioè è mio, lo devo comprare, non posso non averlo. Poi questa era la recensione di Ave Cesare, spero che vi abbia convinto. Guardarlo se non l'avete ancora visto e chi l'ha visto e ha guardato questa recensione in qualche modo si sia trovato un po' con le mie idee, con quello che penso e comunque se volete scrivere un commento siete liberi di farlo. E noi ci vediamo al prossimo video. Finalmente ho trovato il mio film perfetto. Grazie, veramente. Cioè, non c'è di che, figliolo. Il Signore aiuta sempre le sue pecorelle. Scarlett Johansson poteva apparire un po' di più, no?